Siamo qui alla Nazione con Simone Cristicchi, che è il nostro grandissimo ospite di super onore. Simone, stasera al Teatro di Rifredi debutti con questo spettacolo di Romani in Russia. Dici tu qualcosa? Qualcosa sì, va detto, perché io nell'ottobre del 2010 ho debuttato ufficialmente con questo monologo, monologo corale come è stato definito, perché appunto interpreto una galleria di personaggi e racconto le vicende della divisione Torino nella campagna di Russia del 1941. Ecco perché Lì Romani in Russia, il titolo. È un poema in ottave romanesche di un grande poeta romanesco, uno dei più, considerato uno dei più grandi poeti del 1900 per quanto riguarda il dialetto della mia città, che si chiamava Elia Marcelli, che insieme a mio nonno partì per la campagna di Russia ed entrambi ebbero la fortuna di ritornare. Nonno Rinaldo. Nonno Rinaldo è quello che aveva sempre freddo, che aveva questo freddo che gli era entrato dentro le ossa. Ma questa cosa è dolcissima, questa cosa del freddo che ti rimane dentro anche d'estate. Sì, esatto, è un modo, forse la guerra gli era proprio entrata dentro e quindi anche quando era agosto lui si copriva con una coperta sulle gambe. Infatti io recito, c'è un punto nello spettacolo dove richiamo un po' il mio nonno. E la differenza tra questi due signori è che mio nonno non ha mai voluto parlarne di questo argomento, mentre Elia Marcelli, nell'ultima fase della sua vita, si mise a scrivere questo poema che è veramente un'opera straordinaria, ma solamente pensare al fatto che sono 1200 ottave e più di 4000 versi. E ha deciso di raccontarla con questi due ingredienti: uno il dialetto romanesco, che non è quello di oggi, è un dialetto più vicino a Trilussa o alle borgate di Pasolini. Ti posso interrompere un attimo? Poi nessuno meglio di te può parlare del romanesco puro, essendo veramente romano, da quante generazioni? Io sono romano da 11 generazioni Appunto. e poi niente, ho fatto dei figli con una ragazza ciociara e quindi niente, la genia si è inquinata definitivamente. No, insomma, si è inquinata per modo di dire, insomma, via, c'è di peggio, a Roma ormai si sente un dialetto. Io penso che il dialetto romanesco puro, come quello che tu reciti, quello che anche parli, sia un dialetto molto vicino all'italiano, secondo me. È abbastanza stilnovista, no? È abbastanza come un volgare del dantesco, è abbastanza vicino anche al toscano, alla fine. Ah sì, assolutamente, c'è un'eleganza, devo dire, in questo dialetto che ha trovato Elia, che è un modo di scrivere che ha trovato lui, che è un qualcosa che è fuori dal tempo, che è sempre attuale. E la cosa che mi ha colpito è che lo spettacolo viene recepito e apprezzato quasi di più fuori dai confini del Lazio. E forse perché appunto c'ha questo sapore quasi esotico, il dialetto di questo poema. Ora, a parte tutto, a parte il sapore esotico, il parlare, no? E appunto il recitare, la cosa importante è anche quello che è questo messaggio. Intanto la tua sensibilità che ti fa andare a scoprire, facciamo un minimo di retromarcia, allora, da Ti regalerò una rosa in là, cioè, te sei un artista dell'impegno civile, lo so che l'impegno è sempre civile, però questo impegno, questa cosa della società, tu senti molto anche questi fatti che ti circondano, la storia, la vita, la tua vita stessa di oggi è in pratica uno specchio di quello che è stata la tua storia, insomma. Ah sì, in generale io sono una persona prima di tutto molto curiosa, se no non potrei aver scoperto queste cose. E poi mi innamoro continuamente di tantissime cose, quindi vivo la mia vita e la mia carriera come un'avventura in continua evoluzione e molto stimolante perché poi da piccole idee possono nascere anche grandi cose che possono magari andare a finire dentro una canzone o in un DVD, in un libro. Però sento molto la responsabilità di quello che faccio e fortunatamente c'è qualcuno che mi segue. Fortunatamente sì. Allora, intanto io voglio farvi vedere questo libro che ha scritto mio nonno. È morto in guerra, lo vedi? Ok, raccontaci un attimo questa cosa di questo libro, questi aneddoti. Sì, questa è una raccolta di testimonianze
aneddoti e piccole storie, sono tutte brevi storie, sulla Seconda Guerra Mondiale. Sono andato in giro in tournée in questi 2 anni e ho colto l'occasione di città in città di intervistare gli ultimi reduci viventi, ma anche le persone che all'epoca hanno vissuto, persone comuni, civili, che hanno in qualche modo donato la loro testimonianza, che io poi ho riscritto a modo mio. Quindi questo libro è un po' particolare perché non è stato trascritto tutto quello che è stato detto, diciamo che c'è stata una mia supervisione artistica, diciamo, di questi racconti. E si passa, non so, dalla resistenza alla guerra di Russia, alla guerra di Grecia, oppure al bombardamento di San Lorenzo, fino ad arrivare poi al 1947 con l'esodo dell'Istria, che è una storia che mi ha colpito molto. Anche quella è una bella storia, sarebbe da parlarne molto. E poi volevo far vedere quest'altra cosa, quest'altro cofanetto, sempre di Simone Cristicchi, che ha fatto, raccontaci invece questa cosa, che è tutta un'altra esperienza, sì, che comunque è sempre legata alle tue scelte di vita, no? Sì, questo è il mio innamoramento per la musica popolare italiana, in particolare per questo gruppo di signori, di amici ormai, il coro dei minatori di Santa Fiora, che hanno recuperato in questi anni i canti dei minatori del Monte Amiata. E con loro abbiamo fatto circa 80 spettacoli in tutta l'Italia. Siamo partiti con questo spettacolo Canti di miniere, vino, amore e anarchia, in memoria della grande Caterina Bueno. E anche qui c'è stato un lavoro sulla memoria, nel senso andare a intervistare i minatori, quelli che avevano lavorato, che avevano fatto questo lavoro inumano per certi versi, ma che permetteva poi al villaggio, alla piccola società di vivere, di campare, insomma. E all'interno c'è Andrea Camilleri, c'è Laura Morante, c'è Ginevra Di Marco, tanti personaggi che poi sono stati ospiti di questo spettacolo. Bene, io volevo chiederti l'ultima cosa, cioè questo spettacolo, I Romani in Russia, è solo 2 giorni, oggi e domani, al Teatro di Rifredi, o pensi di riprenderlo anche in Toscana da qualche parte? Domenica sarò a Terra Nuova Bracciolini e poi sa giusto, sarò a Roma per 3 settimane di seguito, al Teatro della Cometa. Bene, al Teatro della Cometa ci si arriva in 1 ora e mezzo con il treno, per cui ci si può andare anche da Firenze o dalla Toscana. Va bene, grazie. Grazie a voi, a presto, vi aspetto, ciao.